Accadde a Parigi. Il 12 giugno 1996 avevo 45 anni e la vita divenne perfetta. Cominciò con la gentilezza di uno sguardo, Jacopo. I caffè di Parigi sono posti civili. Ti siedi, ordini qualcosa e puoi restarci tutto il tempo che vuoi mentre attorno continua il brusio confuso della vita. Allo Zimmer, a pochi passi dallo Châtelet, mi sarei accomodato in fondo alla sala e avrei aperto la mia personale finestra sul mondo. Ho spesso pensato che se non fossi diventato musicista avrei potuto essere una spia. Innocua e poco efficace però, perché della spia vera mi mancano il cinismo e la furbizia necessari a osservare gli altri senza essere deviato dai sentimenti. Lo Zimmer non era affollato. Strano per quell'ora, o magari era per via del tepore di giugno che invitava a occupare i tavolini all'aperto. Ma è stato a quel punto che l'ho vista. E soltanto ora, anni dopo, come un sommario ripetente, so che quell'istante ha cambiato radicalmente il copione, perché così accade. Vedi una donna per la prima volta e il tuo corpo sa che da quel momento tutto sarà diverso.